Ciao ragazzacci, io sono Amici25 e siamo qui su Assetto Project Cars, no Assetto Corsa, Brands con le Caterham, le 300, queste macchine un po' particolari. Si guidano in maniera particolare, guardate qui, Mark ha fatto 1,26,5, io 1,27, arrotondiamo un po' senza stare lì troppo nel dettaglio, chi se ne frega. Perdo un po' nel sul finale, non riesco a fare bene delle curve. Ci vediamo direttamente con la gara. Allora, siamo qui, siamo in seconda posizione, davanti, vicino a noi c'è Mark P. Intus, dobbiamo cercare di superarlo. Non mi funziona la macchina, non riuscivo a accelerare col volante, cazzo, avevo il volante stranissimo. Vabbè che adesso li recupero tantissimo a loro, perché io questa macchina qui la riesco a guidare bene, perché si guida in una maniera particolare, si guida storta sta macchina. Cioè, tu la devi guidare cattiva, la devi acceleri ancora prima. Voi guardate sempre nel tachimetro lì l'acceleratore, guardate quanto butto dentro, quanto freno tardi e quanto accelero forte, proprio senza problemi, senza paura, senza niente, ragazzi. Proprio dovete guidarla così. Questa macchina, qua ho sbagliato marcia, questa macchina si guida così cattiva. Intanto Mark Mintos ha fatto un piccolo errorino, noi ne approfittiamo per restargli dietro. Sarà una bellissima gara, sarà chi fa il primo errore perde la posizione, perché è così questa macchina. Io ho la macchina un po' lentina. Allora, qui dovete accelerare, guardate quanto accelero. Io non accelererei mai con una macchina normale qui. E invece con questa qui la butto dentro e poi si spera che stia in pista, ragazzi. Questa è una macchina tipo quelle che fanno le cronoscalate. Io, se non sbaglio, ne ho vista una. Questa qui è la curva più difficile, fatemela fare bene. Per me è la curva più difficile. Io ne ho vista una così che si chiamava Dallara, marca Dallara. L'ho vista in cronoscalata, è bellissima questa macchina in cronoscalata. Forse c'è anche a Tiriolo, la salita di Tiriolo, la cronoscalata di Tiriolo, ragazzi, solo per veri intenditori, solo per veri calabresi, la cronoscalata di Tiriolo non tutti la conoscono, ma vi dico che ci sono un sacco di macchine modificate belle. Niente, l'ho vista anche lì, se non sbaglio, mi sembra di averla vista lì. Sapete che la mia memoria fa abbastanza schifo. Poi si butta dentro e si sogna con questa macchina. Qui ho sbagliato, questa macchina è così, la devi sognare un po', la fai sognare un po'. Non metto mai la prima su questo tracciato, se non sbaglio. Se vedete la prima vuol dire che ho sbagliato, perché qui la faccio sempre, scalo due marce prima in entrata di curva e poi la butto dentro. Freno, già ve l'avevo detto nel primo video che ho fatto con questa macchina. Oh caspita, sono uscito largo. Freno molto presto per aprire subito. Non saprei come spiegarvelo, è difficilissimo. Provate questa macchina, ragazzi, poi dite se si guida strana. Provata dall'interno, ovviamente, perché poi alla guida a destra, quindi dovete fare un attimo l'occhio. La prima volta che l'ho guidata dico no, ma che macchina ho scelto, non mi piace. Invece è divertentissima, probabilmente resterò tantissimo nel settore delle macchine, questo qui posso dire prototipo quasi, resterò in questo settore perché mi sto divertendo come un pazzo. Non sapevo fossero così divertenti queste macchine. Allargano un po', questa poi allarga, mi ha allargato tantissimo. Mark se ne sta andando, ragazzi. Mark ogni giro che fa migliora di 10 centesimi, che poi sono 10 centesimi e un decimo, forse, non lo so. Adesso sto guidando, posso fare solo casino, posso fare. Ovviamente faccio, se n'è andato, ragazzi, Mark se n'è andato, non si riesce a star dietro, quell'uomo lì, l'unica cosa è sgonfiargli le gomme. Non saprei che caspita fare più per stargli dietro. Io sto guidando cattivo, come ho sempre guidato, la prima curva la sbaglio tantissimo, però sono verde, due decimi verde, quindi posso provare ancora a stargli dietro. Lui, vedo che sbaglia questa curva qui, lo vedo che la sbaglia tanto, non è la prima volta che l'ha sbagliata, quindi potremmo ancora avvicinarci, ragazzi, perché vedo che Mark sta facendo dei testa coda che probabilmente andranno a usurare le sue gomme, quindi porteranno in temperatura, maggior consumo. Si può fare tutto, si può fare, ragazzi. Nelle gare non è mai detto, così come nel calcio, non è mai detto che quella abbia vinto. Guardate quanto ho recuperato. Prima era oltre un secondo, adesso siamo a un secondo preciso, quindi sto recuperando, ragazzi. Io ci provo sempre. Magari appena vi faccio sentire il sound dell'auto faccio un giro favoloso, gli sto dietro, mi ci metto davanti, non lo so, tutto può succedere. Ho sempre paura di toccare il pilota che mentre lo sorpasso, però dovrei essere abbastanza tranquillo. È partita, non devo toccare i cordoli. Questa macchina soffre i cordoli. Se voi salite sul cordolo con questa macchina la fate soffrire un po'. Sarebbe meglio non farla soffrire. Vedete qua, uscita di accelerazione. Diciamo che il motore in uscita di sterzo non gira, questa macchina di accelerazione invece gira tranquilla, gira. Io sto cercando di spingere ancora, ma Mark fa i miei tempi praticamente, quindi gli ho spiegato il trucchetto che deve accelerare, lui poi ci ha fatto l'occhio e ho sbagliato. Ok, ha vinto Mark, ragazzi.
ha vinto Mark perché con questa macchina qui recuperare è impossibile recuperare su questo tracciato, che non sono neanche troppo contento di questo tracciato. A me Brands Hatch non piace troppo, non piace per niente. Ho capito come si fa questa curva. Sono arrivato alla fine all'inizio della gara per capire come si fa questa maledetta curva lì, e posso ancora spingere, ragazzi. Avevo abbassato la difficoltà per non dare troppo vantaggio all'intelligenza artificiale. Mi sa che la posso alzare, perché ormai abbiamo capito come si sfrutta questa macchina qui, che è quella qui da destra, sembra la macchina di James Bond. 5 minuti, sì, non ti preoccupare. Purtroppo non so se riuscirò a riprenderlo. Faccio una cosa, vi faccio sentire un po' il motore, il sound. Una cosa che non riesco a capire bene con questa macchina è la distanza dal lato sinistro, perché avendo la guida a destra, io non sono abituato a guidare con le macchine con la guida a destra. Cioè, io guido una macchina italiana, tranquilla, cioè italiana, la Smart non è italiana, però guido una macchina con l'impostazione italiana. Io sto cercando di tirare, ragazzi, però anche Mark tira, anche lui fa dei buonissimi tempi. Qua l'ho sempre fatto di quarti, invece ho capito che si può fare tranquillamente di terza perché esci più forte. Io butto sempre giù due marce prima di entrare e poi sfrutto il motore per girare. Questa macchina gira di motore, non so come spiegarvelo, non so neanche io come farvi arrivare questa sensazione, però io qui la macchina la giro sempre di motore, non spingo sul motore tantissimo, tiratela sempre bella allegra di marce, perché l'importante è quella. Io qua devo riuscire a fare bene. No, l'ho fatto malissimo, l'ho fatto, perché ci ho messo la terza qui, guardate quanto ho perso due decimi, non credo di riuscire a riprendere Mark, perché ho fatto quell'errore lì. E io faccio sempre un sacco di errori in gara, non è mica la prima volta che faccio errori in gara. Io per errori penso di essere quello che si distrae prima, penso di essere quello che si distrae più facilmente, perché sono sempre distratto, ragazzi. Io sono fatto così, sono svampito, non lo so perché, sono nato fallato. Sì, sono nato fallato, ci sta, perché comunque senza entrare troppo nei dettagli sono nato fallato, però sono nato, cioè tutto storto. Comunque, continuiamo così. Mark se n'è andato, sta facendo dei giri. Mark ha quella costanza nel fare il suo giro, che se poi è il giro buono lo martella da panico e non ti fa fare più niente, non ti fa fare. Ok, fatemi curvare qui, terza, quarta, subito. Vedete come la tengo bella allegra la macchina? Con quanto riesco a recuperare? Sempre allegra, staccate tardi. Sono uscito largo. Secondo settore migliore. E infatti me ne sto accorgendo. Io sto tirando, ma Mark sta tirando come un dannato. Sta tirando, sembra che c'ha i cani che gli mordono da dietro, le chiappette. Non lo so che sta facendo. Non so come ha fatto a fare quelle cose. Non so come sta facendo a fare tutti questi giri così perfetti, senza la sbavatura. E comunque questa macchina qui, dopo che prendi la mano con questa macchina, è di un divertente assurdo. Penso che sia l'ultimo giro questo, comunque. Ok, freniamo così. No, perché metti la terza ogni volta in frenata? Frenata così, vedete qua, verde. Avevo capito più o meno come si faceva questa curva. Qua ci metto la seconda, non so perché ci metto la seconda. Seconda e la spingo fuori di terza. Guardate lì, tre decimi guadagnati. Se fate bene, io, cioè, le cose le faccio bene, però non riesco a metterle in linea. Cioè, faccio un giro bene, un settore buono, poi due li sbaglio.
perché sono sempre confuso, sono sempre confuso, non mi ricordo mai il tracciato. Comunque ho tolto la linea per terra dell'indicazione della frenata perché mi stava scocciando, mi dava le indicazioni sbagliate, mi faceva andare più piano invece che andarmi a fare più forte, invece di aiutarmi mi peggiorava, allora l'ho tolta del tutto. Quindi facciamo qui, questa è la curva più bella di questo tracciato, esci di te di quarta forte a 170, tieni dentro e poi qua butti la terza così proprio cattiva. Allora, chiudere a destra è facile con questa macchina, chiudere la curva a sinistra è di un impossibile assoluto. Ok, qua sono arrivato lungo, vedete qua, io stavo andando lungo, che ho fatto? Ho accelerato, io ho capito che questa macchina quando tu arrivi lungo devi accelerare, acceleri e la butti dentro, sulla speranza di andare con questa macchina si gioca così. Comunque Mark ha fatto dei tempi assurdi, mi ha dato 5 minuti, sì 5 minuti, 5 secondi voglio dire di distacco, vuol dire che ha tirato veramente tantissimo, ha tirato. Ragazzi, ci sta, la gara finisce qui, andiamo a vedere la classifica, ve la faccio vedere anche da fuori, guardate che figata, quando finisce Project Cars è troppo bello, si vede la macchina, che bella macchina è questa qui, mamma mia che tempo che ha fatto Mark, 1.25.6, 1.25.7 diciamo, io ho fatto 1.26.6, mi ha dato un secondo in un giro. Ragazzi, finisce questa gara, vi lascio con la classifica multiplayer dedicata a queste Caterham, spero che il video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto vi ricordo di lasciare un commento, mi piace, di iscrivervi al canale se non siete iscritti, di condividere se potete, noi ci vediamo nella prossima puntata, ciao!